Buongiorno a tutti, eccoci qua pronti per un nuovo tutorial. Oggi andremo a sostituire il vetro posteriore del Samsung Galaxy S6 rotto e lo sostituiamo con un vetro nuovo. Allora, il procedimento è molto semplice, a differenza della sostituzione appunto del vetro del display, perché semplicemente basterà scaldare ai lati il dispositivo per poi appunto riuscire a rimuovere la cover di vetro. E scaldando ovviamente il biadesivo si allenta e quindi abbiamo più facilità nel rimuovere. Allora, procediamo con lo scaldare. Una volta scaldato, allontaniamo il nuovo vetro. Possiamo andare ad inserirci ai lati per appunto rimuovere il vetrino. Piano piano, come vedete, la carta non viene sempre via per la parte sotto, però direi che ci siamo quasi. Ok, adesso piano piano andremo a rimuovere tutto il vetrino fino a che appunto ci resta in mano così. Perfetto. Perfetto, direi. Questo lo possiamo appoggiare. Qua andremo a rimuovere tutta la parte della carta bianca che non ci serve, che proprio non ci serve. Adesso io direi di appunto scollare via tutto. Come vedete, trovando il punto giusto, dopo tutta la parte della carta rimasta dovrebbe piano piano venirci via completamente. Come vedete, no? Con tutti i residui rimasti. Perché dopo ovviamente andremo ad applicare il biadesivo nuovo. Ok. Benissimo. Ok. Arrivati a questo punto, il dispositivo deve essere così, bello pulito. Attenzione a rimuovere bene tutte le tracce del biadesivo di prima. Bene, siamo pronti per montare il vetrino posteriore. Allora, come prima cosa procediamo con il rimuovere la pellicola sopra, così non ci disturba. Bene, ok. Fatto ciò, abbiamo qua dietro questa linguetta blu che vedete qua, che è pronta per essere estratta e quindi rimuovere tutta la parte di biadesivo posteriore, eccolo, rendendolo subito pronto al montaggio. Bene, non ci resta che posizionare bene bene il nostro vetrino, cominciando con la parte superiore per andare appunto a prendere bene le fotocamera posteriore. Bene, inseriamo così. Bisogna tenere premuto bene in maniera tale che la colla faccia bene aderenza. Ok, aspettiamo un attimo. Ed eccoci qua. Il cellulare è pronto. È un lavoro molto semplice,
Bisogna solo stare attenti nella prima parte a rimuovere con attenzione il vetro senza rovinare i dispositivi sottostanti. E siamo pronti. Bene, ragazzi, questo è il terzo tutorial per quanto riguarda i dispositivi cellulari. Ne farò molti altri per quanto riguarda sia programmazione che riparazione PC, riparazione smartphone. Iscrivetevi al mio canale. Vi ringrazio molto per la visione e vi auguro una buona riparazione.